tra tante recensioni, più che recensioni, opinioni che faccio e che dico, ho pensato anche di presentarvi delle recensioni del passato, diciamo delle post-recensioni, di film che non possono essere dimenticati, che devono essere assolutamente rivisti e ricordati. Film che hanno fatto la storia del cinema, film che hanno influenzato anche il costume, film importanti che devono essere visti. Uno di questi è sicuramente L'asso nella manica, interpretato da Kirk Douglas e diretto dal genio di Billy Wilder. Questo film è del 1951 e questo film racconta l'origine di quel fenomeno che poi tutti noi conosceremo. Il sensazionalismo che è diventato poi giornalistico, poi televisivo e oggi pervade tutto il mondo dell'informazione. Questo film racconta un caso tipico che si svolge nell'America, che si svolge in America, ma che potrebbe svolgersi in qualunque altro posto del mondo. Noi una cosa simile abbiamo vissuta con il caso del povero Alfredino, ricordate il bambino caduto nel pozzo? Bene, questo film anticipa di 30 anni quello che poi è accaduto. Solo che nel nostro caso tutta la tragedia si è svolta in maniera reale, concreta e disperata e autentica. Nel caso del film invece è qualcosa di diverso che vi lascio, che lascio a voi il piacere di scoprirlo. Il film è interpretato da Kirk Douglas. Questo per capirci, che è un attore che ho conosciuto, che ha lavorato in un mio film e che mi onoro di ricordare quasi come un amico, perché con me, che ero un giovanissimo scrittore, a Roma diremmo un pipilletto, che avevo osato scrivere una bella sceneggiatura e nessuno capiva perché, quando il produttore mi chiese chi vedevo come interprete, io, con la più grande faccia tosta dell'incoscienza, dissi che vedevo Kirk Douglas. Mi quasi guardarono intorno come per dire: poverino, il successo a questo ragazzino gli ha dato la testa. Ma poi una grande produttrice, che si chiamava Marina Cicogna, mandò il copione negli Stati Uniti. Lo mandò a Kirk Douglas, Kirk lo lesse e accettò di fare il film. Per cui sono particolarmente legato a quest'attore e sono però particolarmente legato all'Asso nella Manica. In America il titolo era The Big Carnival, il Grande Carnevale, perché proprio vedendo quel film e vedendo la sua interpretazione io dissi il suo nome e cominciò la mia carriera. Per cui vi prego di vederlo, vi prego di ricordarlo e vi prego soprattutto di scusarmi e vi ringrazio.